oggetti recuperati resi immortali attraverso l'arte. Alla Maison des Arts arriva la mostra Design oltre il recupero. In esposizione oltre 50 oggetti SCART, il progetto artistico del gruppo ERA che trasforma i rifiuti in opere d'arte. Fra i pezzi esposti, biciclette trasformate in appendiabiti o lampade, divanetti dai carrelli del supermercato e un pezzo da salotto che parla dei nostri viaggi. Il recupero non solo come buona pratica di riuso, ma come modo per rendere immortali oggetti d'arredo attraverso l'arte. E questo è il senso della mostra Design oltre il recupero, inaugurata alla Maison des Arts presso la Fondazione Pescara Abruzzo di Pescara. L'esposizione, con il patrocinio di Consiglio regionale Abruzzo e Comune di Pescara, è organizzata da SCART, il progetto artistico del gruppo ERA, che da 25 anni trasforma i rifiuti in opere d'arte, con oltre 1000 creazioni al proprio attivo, e rimarrà visitabile fino a domenica 28 maggio. Ed ecco noi Maurizio Giani, curatore della mostra Design oltre il recupero. Come dare nuova vita ai rifiuti? Ma come nasce questo progetto? La SCART è il progetto artistico e di comunicazione del gruppo ERA. È un progetto nato 25 anni fa precisamente ed è stato pensato per sensibilizzare e incentivare i temi di recupero e di riuso di materia. È un progetto che è nato all'interno di un'azienda che tratta rifiuti, è un impianto di trattamento del gruppo ERA, che ha sede in provincia di Pisa, Santa Croce sull'Arno, e in questi laboratori vengono organizzati dei workshop con gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Firenze, di Bologna, di Ravenna, di Rimini, eccetera. Questi studenti stanno da noi una settimana e in questa settimana hanno l'opportunità di intraprendere con la materia rifiuto un'opera d'arte. E in 25 anni di attività abbiamo in collezione circa 1000 pezzi, 1000 opere d'arte, componenti d'arredo, quadri, statue, strumenti musicali, costumi e scenografie, perché ci occupiamo anche di teatro. E in questa occasione, la mostra di Pescara, abbiamo portato oltre 50 pezzi di design, quindi sono componenti d'arredo, divanetti, tavolini, sedie, eccetera, fatti solo esclusivamente con scarti di rifiuti industriali, perché in questo impianto che citavo prima entrano solo esclusivamente rifiuti industriali. Ecco, si parla moltissimo, anche troppo forse, di sostenibilità, ma questo progetto si colloca perfettamente all'interno di questo concetto molto importante, anche del riutilizzo. In un'epoca in cui si tende a buttare tutto, a non aggiustare più nulla, trasformare i rifiuti in opere d'arte è sicuramente un messaggio molto importante. Allora, esattamente, quando è partito questo progetto la parola sostenibilità, economia circolare non esistevano nemmeno. Quindi oggi è un progetto perfetto perché racconta con un linguaggio trasversale, comprensibile immediatamente a tutti, quanto è importante recuperare, quanto è importante dare una seconda vita alla materia e con questo sensibilizzare non solo i cittadini o le persone che potranno venire a vedere la mostra, ma anche le aziende, perché oggi è fondamentale allungare la vita dei materiali di scarto, perché si parla molto, come diceva lei prima, di economia circolare e sostenibilità, però a queste belle parole poi gli vanno messe le gambe, quindi va fatto qualcosa di serio e di importante. Il progetto SCART è un esempio concreto di economia circolare, anzi, oso dire, è un progetto, è l'upcycling del recupero, perché se riusciamo con un materiale di scarto a realizzare un'opera d'arte, in quanto tale dovrebbe avere vita infinita. E pertanto questo è il risultato dei successi che ha questo progetto nelle varie mostre che sono state organizzate in questi 25 anni in tutta Italia, e spero che anche a Pescara venga apprezzato come è stato apprezzato altrove. Andrea Ramonda, amministratore delegato del gruppo ERA Ambiente, qual è l'obiettivo, qual è il senso di questa mostra tanto particolare per il vostro gruppo?
Si parla sempre di economia circolare, il nostro gruppo la fa in tanti modi diversi, gestendo i rifiuti, gestendo la risorsa idrica, gestendo l'efficienza energetica. Le nostre attività devono essere comunicate ai cittadini, ci sono diversi modi per farlo. Noi abbiamo avuto la fortuna di incrociare durante il nostro sviluppo SCART, che è un progetto nato da un'azienda toscana di gestione dei rifiuti e che da tanti anni i rifiuti li gestisce cercando di recuperare la materia e le risorse, e ha fatto esplodere questo progetto con l'aiuto dei ragazzi delle belle arti, delle scuole delle belle arti di prima di Firenze, e poi l'abbiamo anche allargato ad altre scuole delle belle arti, dove i ragazzi proprio entrano nei nostri impianti, prendono i rifiuti e quei rifiuti fanno opere d'arte, no? E quindi è molto chiaro il messaggio del dare una vita in continuo, un'economia che rientra in circolo, e quindi proprio l'economia circolare che oggi è alla base non solo dell'attività che facciamo noi, ma anche deve essere alla base delle attività che fanno anche tutte le aziende industriali. Lo riscontriamo nelle grandi aziende e sempre di più anche nelle aziende più piccole. Abbiamo deciso di farlo qui in Abruzzo perché l'Abruzzo è un'area molto, molto ricca anche del tessuto industriale con cui collaboriamo, e quindi insomma ci piaceva anche un po' rendere omaggio alle cose che stiamo facendo e ai clienti, agli stakeholder, ai cittadini, insomma. Quindi spero che questa mostra sia occasione anche per tutti i cittadini di Pescara e dell'Abruzzo di venire a vedere quello che facciamo, quello che fanno in realtà i ragazzi insieme a noi, insieme a Maurizio Gianni, che è il creatore di questa iniziativa e che spinge questi ragazzi sempre a trovare nuove idee e nuovi progetti artistici. Oggi si parla moltissimo di sostenibilità, però 25 anni fa, quando è nato il progetto SCART, non era un concetto così conosciuto. Sì, si parlava di meno, però in alcune era a 22 anni, quindi quando è nata SCART non c'era ancora, era poi l'aggregazione di una serie di aziende di servizi pubblici territoriali, ma in queste aziende c'era dentro qualcosa, no? C'era dentro la voglia di gestire i servizi pubblici in un'ottica non solo di dare un prodotto, un servizio fino a se stesso, ma di pensare poi a come rigenerare da quello che si fa nuove risorse, risparmiare energia. Adesso si parla tanto dell'acqua, quindi fare anche efficienza idrica. E quindi si parlava all'inizio di sviluppo sostenibile, poi dopo è diventata economia circolare, ma il principio è sempre quello, è quello di avere la capacità innanzitutto di comunicare che le risorse che utilizziamo sono sempre più scarse e quindi dobbiamo tenerle veramente a cuore, e poi avere la capacità industriale, che è un lavoro su cui i nostri colleghi ingegneri, in cui dedichiamo tanti investimenti di ricerca e sviluppo, facciamo tutti i giorni per migliorare sempre, anche perché da 25 anni, e ne passeranno altri 25 anni, le industrie cambiano i loro prodotti con cui producono proprio le materie, e quindi sì, bisogna innovare anche noi per cercare di fare meglio. Carlo Masci, sindaco di Pescara, Design oltre il recupero, una mostra veramente molto particolare che arriva qui a Pescara. Dagli scarti industriali si creano opere d'arte. Sì, noi abbiamo aderito con grande soddisfazione ed entusiasmo a questa iniziativa che era ha voluto fare a Pescara. Abbiamo anche indicato la location, perché era ci ha chiesto dove poter fare una bella mostra, e credo che questo sia il posto più indicato, questa sede della fondazione sempre molto viva, sempre molto effervescente, soprattutto sempre molto piena di opere d'arte. E qui noi parliamo di opere d'arte però particolari, perché sono opere d'arte recuperate da rifiuti, scarti industriali. Il nome stesso della mostra, SCART, è onomatopeico e ci fa capire che oggi noi dobbiamo pensare ai rifiuti come qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo pensato fino a oggi, tant'è che la sostenibilità ambientale, il cambiamento sono parole, frasi che ripetiamo sempre, ma poi vediamo concretamente come si applicano, ed è sempre un discorso culturale, far capire a tutti che il cambiamento deve essere attuato, deve portarci in una dimensione diversa, e i rifiuti sono
una delle componenti fondamentali della nostra società è poterle recuperare, poterle utilizzare in maniera diversa rispetto al gettarli così semplicemente. È un passo in avanti che noi vogliamo fare, stiamo lavorando per il porta a porta a Pescara, entro la fine dell'anno li introdurremo in tutta la città e avremo fatto quel salto qualitativo necessario per quanto riguarda sia la raccolta che lo smaltimento dei rifiuti, e questo è un passo importante. La cultura insieme alla vita normale di ciascuno di noi per la trasformazione della società.